Ma ti senti più leggero adesso senza il peso del patto del Nazareno? No, non è un fatto di sentirsi più leggeri. Mi sento in una condizione politica diversa da come siamo entrati prima dell'elezione del Presidente della Repubblica e non sono certo, diciamo, che questa cosa continui a lungo. Io penso che le riforme vadano fatte con le più ampie convergenze, ma non forzando quelle che sono le alleanze. Però da quando si è rotto piove, non smette un secondo. Ma non possiamo continuare la frase che si dice di seguito, per cui... Qui il patto si è rotto perché a un certo punto Renzi ha avuto il sospetto, che sembrerebbe fondato, di un accordo sul Presidente della Repubblica tra Berlusconi e D'Alema. No. Sul nome di Amato, intendo. Allora, no, io non penso che sia successo questo. Credo che nella scelta di Mattarella siano state fatte, diciamo, delle scelte politiche. Una di queste è stata quella di ricompattare il Partito Democratico, non che su Amato non si ricompattasse il Partito Democratico, ma su una vicenda, diciamo, politica più a tutto tondo. Diciamo, si ricompattava più facilmente se contro il Nazareno che con il Nazareno di mezzo, francamente. Secondo me su Mattarella si è ricompattato, non c'era nessun accordo, da quello che ne so io, diciamo, tra parti del Partito Democratico e Berlusconi su nessun nome. Amato poteva essere un nome che ricompattava tranquillamente il Partito Democratico, tant'è che la minoranza, come ha ricostruito Bersani, diciamo, sia sul nome di Amato che sul nome di Mattarella ha dato il via libera, e da questo punto di vista è stata una scelta politica di Renzi di su indicare Mattarella, e non penso che l'abbia fatto mettendo a rischio quindi le alleanze, ma proprio convinto che questa possa essere la soluzione migliore. Quindi pioggia a parte, diciamo, si sta sereni fino al 20 di febbraio, poi arriva il Consiglio dei Ministri con due decreti di quelli che la minoranza del PD, quello fiscale e quello sul Jobs Act, si ricomincia a ballare. Arriviamo al 20 febbraio, io penso che al di là delle battute di questi giorni, tanto sulla rottura quanto sulle nuove alleanze, noi continueremo a dire alcune cose, il governo mi auguro che sia e abbia la stessa sensibilità che ha avuto sulla Presidenza della Repubblica, e per esempio sul Jobs Act si possano rivedere alcuni punti, penso per esempio non solo ai licenziamenti collettivi, sul decreto del famoso 3% alla francese, come qualcuno diciamo l'ha ribattezzato, io penso che bisogna stare attenti a non favorire le frodi fiscali. Diciamo, era una cosa più delicata, diciamo così, per cui, qualcuno che per cui io penso trucca che, volontariamente le carte, penso anche che per gli errori sono errori, i trucchi è una cosa diversa, gli errori vediamo quelle cose, ma la frode fiscale, l'evasione fiscale è una cosa che va punita in modo netto e chiaro, perché altrimenti premiare i furbi sarebbe sbagliato. Grazie Nico Stump.